E questo è un governo che ostacola e impedisce soccorsi in mare? Una affermazione che se fosse non fatta in un ambito politico sarebbe la codice penale. Questo sciacallaggio politico, l'opposizione abbaia la luna purtroppo sul fatto tragico e questo ci dispiace. Farà di tutto perché questo non succeda mai più, questo manca nella relazione di Piantedosi. Ma il problema è che continuano a nascondersi, si continua a nascondere il ministro dell'interno, cosa ancora più grave, si continua a nascondere la presidente del Consiglio. Il Movimento 5 Stelle ha tirato in ballo anche Salvini, ha detto che si è comportato da coniglio in questa situazione, ha delle responsabilità perché quella era un'operazione di soccorso. Io credo e ne sono assolutamente convinto che sul banco degli imputati non ci debba andare il governo, ci vanno i trafficanti, ci vanno gli scafisti, non c'è stato nessun errore. Non siamo noi a mettere in discussione l'onorabilità della Guardia Costiera, è questo governo ad umiliare le capacità e le qualità della nostra Guardia Costiera. Piantedosi ha il sostegno al 100% di tutto il governo Meloni? Assolutamente sì. Purtroppo abbiamo un'opposizione che specula in maniera spregevole. Ma il sostegno del governo a Piantedosi è unanime, cioè al 100%, anche della Meloni, per esempio. Ma si figuri, ma è uno dei migliori ministri che ci sia mai stato. Il sostegno a Piantedosi è unanime di tutto il governo? Tutto la Meloni governo. Ha un fastidio, per no, i fastidi, ha qualche imbarazzo? I fastidi sono solo quelli di chi vuole cercare di mettere zizzania all'interno del governo, quindi non c'è nessun fastidio. Le opposizioni chiedono anche il ritiro del decreto sulle ONG. Ma quale ritiro? Ritiro, ma devono ritirare loro queste accuse, ritirino loro queste accuse dicendo che criminalizziamo i soccorsi, impediamo i soccorsi, sono menzogne. Guardi, qui il tema più che Piantedosi è proprio Salvini, è fuggito, sì, è scappato come un coniglio, si è nascosto, la Meloni si è mimetizzata, il ministro è stato reticente, forse per proteggere Salvini, non lo so.